Andiamo alla domanda di Francesco. Francesco dice: vorrei meditare anche secondo la tradizione cristiana. Mi suggerisci una meditazione cristiana? Sì, certo, la meditazione cristiana è un ottimo. Puoi fare assolutamente, a parte le due cose sono conciliabili. La mia è una meditazione laica, quindi puoi benissimo usare la meditazione che trovi su www.comevitare.it, quella gratuita, e te la scarichi, la fai tranquillamente, quella è laica, quindi la puoi usare. Però se vuoi proprio qualcosa di proprio incentrato sulla cristianità, quindi proprio una meditazione cristiana, te ne suggerisco anche più di una. Quindi, intanto un'osservazione, perché alcuni non pensano che c'è una. Non si pensa al silenzio come uno strumento meditativo. In realtà i monaci, soprattutto quelli di clausura, ma anche gli eremiti, ma anche molti altri monaci, hanno proprio il silenzio come cioè, momenti di silenzio come momento quindi di contatto con un qualcosa di più profondo. Quindi un primo modo un modo sempre valido è quello di usare il silenzio ed è usato sicuramente anche in sede cristiana, quindi è anche una meditazione cristiana. Il rosario, quindi usare un mantra, tu prendi proprio il rosario e reciti, fai un giro di rosario. Quello è un modo di meditare con un mantra, nello specifico le preghiere del rosario, quindi le Ave Maria e Padre Nostro. Io suggerisco una cosa che ho suggerito già in passato, è un mantra che ripeteva il Pellegrino Russo. Non so se conosci, tu che ascolti il libro, mi pare che si chiama Diario, Racconti di un Pellegrino Russo e di un anonimo. Molto carino, veramente carino, carino, carino. Lui non è un cattolico, è un cristiano ortodosso, ma è veramente un bel percorso di una persona che è in un cammino di crescita. E lui ripeteva sempre, il mantra che suggerisco è Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. Il mantra che ripeteva lui era Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Con questa parola peccatore, ecco, rientriamo un po' nel discorso che dicevamo prima del karma e del dharma. C'è un pericolo nella parola peccatore. Io posso sentirmi peccatore, ovvero una persona che tende a stare nel karma, come dicevamo prima, quindi in una legge di causa-effetto, quindi in una condizione di. Che io so che è così per l'umanità, cioè se sono su questa terra, sono soggetto a commettere una serie di errori. Allora, se io accetto con benevolenza questa realtà e non mi sento in colpa per questo, quindi non c'è se riesco a usare questa parola peccatore senza sentirmi in colpa, ma partendo dal presupposto che posso migliorarmi, ecco che allora qui in questo senso io suggerisco di usare anche la parola peccatore, però visto che l'equivoco è facile da generare, io non la suggerisco perché sentirsi in colpa non ci aiuta a migliorare. Quindi essere peccatori è una condizione, ma essere peccatori e sentirci in colpa per questo. Non presuppone una cosa preziosissima, per esempio, nella cristianità, anzi, nel mondo cattolico, che è il perdono, che è la confessione, cioè il fatto di poter essere perdonati per i propri peccati. Ecco. Quindi il peccatore deve essere visto con la luce di qualcuno che sta migliorando la sua condizione e in una condizione terrena, una condizione dove sbagliare è alla portata di tutti e quindi accettare benevolmente questa condizione in noi e in chi ci sta intorno. Quindi peccatore, se riesci a dargli questa connotazione senza sentirti in colpa, usalo pure, altrimenti il mio suggerimento è di tornare alla frase che ti dicevo prima, Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. Un'altra frase che è sempre verde, va benissimo per
i cattolici, ma anche per i laici è pace e amore, perfetto, quindi ripetere pace e amore. Quindi come vedi i mantra sono sempre funzionali in questo senso. Una meditazione intesa invece come riflessione, come indagine, come modo di vivere, come modo di stare al mondo, è una frase di Sant'Agostino che io adoro, che è ama e fa ciò che vuoi. Se riesci a indagare sul senso profondo di questa frase, ecco che la tua pratica quotidiana si inonda di una strana vibrazione all'altezza del petto, come dicevo prima, è in qualche modo una meditazione del sorriso, una meditazione quella che si chiama metta, perché serve proprio per aprire il cuore. In qualche modo, quindi, questo è un altro modo per veicolare delle energie di amorevolezza, di amore, perché poi questo veicola un po' tutte le religioni, è anche quella cristiana. E quando tu sei in contatto con questo amore, qualsiasi azione tu intraprenda, se fatta veramente col cuore, non può che essere giusta, non può che essere giusta. Quindi in questo senso ama e fa ciò che vuoi, però è fondamentale amare prima. Ci deve essere amore, no? Non deve essere finto, deve essere vero. Ok, un altro consiglio che io do per meditare in modo cristiano è, o per approcciare la meditazione insieme alla cristianità, è riferirsi soprattutto ai mistici. Un lavoro tipico di colui che medita è un lavoro pratico, è proprio una pratica, cioè lo stesso meditare è una pratica, quindi noi ci sediamo e rivolgiamo l'attenzione a noi stessi. E quindi è un'azione, è un contatto con una zona più profonda di noi stessi, anzi, una zona transpersonale, quindi se noi siamo una persona, persona in latino era la maschera che usavano nei teatri, ok? Quindi che amplificava anche la voce, ok? Quindi noi siamo qualcosa che è al di là di questa maschera, ok? Quindi indagare, lavorare per capire chi siamo è un modo per andare oltre la maschera, ok? E questa dimensione transpersonale è tipica dei mistici. Quindi il mio consiglio è seguire soprattutto gli insegnamenti dei mistici cattolici, perché i mistici di tutte le religioni vanno d'accordo, i teorici litigano sulle teorie, invece chi, come dire, di una certa dimensione si fa esperienza, ecco che nell'esperienza siamo tutti d'accordo. Cioè se io ti parlo di come mangiare del sapore del limone e tu l'hai mangiato, noi ci capiamo. Se invece parliamo del limone senza averlo mai mangiato ad altri che non lo hanno mai mangiato, potremmo litigare sulle definizioni. È amaro, è dolce, è astringente, è buono, è cattivo, cioè sono solo definizioni, sono solo parole. Quindi i mistici che preferisco di matrice cattolica sono innanzitutto San Francesco. I suoi canti ti fanno sentire proprio in un insieme, no? In cui siamo tutti fratelli, quindi San Francesco è San Francesco. A me piace molto anche l'autore Anthony De Mello, che ha scritto dei bellissimi libri, il più famoso è Messaggio per un'aquila che si crede un pollo, invece io preferisco Chiamati all'amore. Molto interessante anche il lavoro di Raimon Pannikar, molto interessante. Pannikar si scrive Pannikar, Pannikar. E poi mi hanno parlato molto bene, ma non lo conosco, ma delle persone che stimo molto, mi hanno parlato molto bene del lavoro di padre Antonio Gentili sulla meditazione, quindi consigliatissimo. Quindi ecco i miei consigli,
per chi vuole, come Francesco, una meditazione cristiana. Detto questo, passo alla domanda di Flavio.